voglio vincere a morire, poco come poco voglio vincere a morire. Scusate signore, sapreste indicarmi qua vicino un albergo? Ma sapete, un albergo non troppo caro. Arriva la Marmora! Aperto con le jet lì, quando è la prima pagina? Alle pronte la prima pagina! Sì, sì, domani lo vedrò, ma che pensa ne? Allora, onorevole, per me pare? Che l'abbiano un po' ora per sopare, giovinozzo. Cavour combatte col solo sorriso. Chi la guadagna? Da me, di chi? La relazione della seduta, porta subito a Montevaglia. Sì, oh, bravo, Pierre! Va bene, andiamo benissimo. Le macchine a roba, Caprova dice un po' più conciso, capisce? Il giornalismo è l'arte di diffondere... Oh, vengo, vengo subito, che la porta bene chiara in tipografia, mi raccomando, seconda pagina, eh? Lo smarazzacucco è pronto. Oh, bravo, piantalo nel campo, là, dietro la casa vecchia. Questa Lega sarebbe l'avvenire socialista dei contadini, capito? Sarebbe l'unione di tutti i lavoratori della terra, mezzadri e braccianti contro i capitalisti, e le la facciamo vedere noi ai padroni, avete capito? E bisogna starci tutti, bisogna dare il nome, perché è l'unione di noi, lavoratori. Lavoratore tu? Ma se non hai mai fatto niente da quando sei nato? Ma si tratta della Lega, dei contadini, no. Voi non capite che... No, è mai venuto niente di buono dalla piarda degli stamplinati. Vi pianti sedani e crescono ladri. Noi verginesi non abbiamo avuto mai niente da fare con i vagabondi. Le piante! Conosce tutti! Luca! Che Luca! C'è? Presto! Bisogna fermarli! Corri! Ma che cosa è successo? Vogliono buttare giù le piante! Buttar giù le piante? Davvero! No! Sono andato alle scuole! Chi l'ha mandato il trapassone? Sì. Vieni! Luca! Luca! Oh, Madonna Santa! Ma state voi! Qui non tocca niente a nessuno! Oh, giusto voi che si aspettava! Con voi che siete il capoccia, il padrone avrà parlato! Ve l'avrà dato l'ordine di buttare giù le piante! E diteglielo a vostro fratello che non rompa! Io non so niente! Luca! Capoccia o non capoccia non si tocca niente! E vi dico soltanto queste parole, che qui nessuno tocca niente, né una pianta, né niente. Ve l'avevo detto, no? Il primo pollo sui campi gli sparo. Interesse mio e anche vostro. Proprio quella che mi faceva più uova. Difficoltà, eh? Me l'aspettavo. Con due villani caparbi come voi. Dite, 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 santo, so già tutto a memoria, sapete. Ci sono sempre state, eh? I vecchi facevano così e le ha piantate il nonno. È la bellezza della tenuta. I vecchi che sapevano le hanno piantate per l'ombra d'estate, signor commendatore. Prima di tutto, via i titoli. Sono il padrone. Voi dovete chiamarmi signor padrone. Oh, contas, ma se lo vedete anche voi che legno fradicio, che non è buono neanche per la foglia. Sono ombre che basterebbero per un'armata, cribbio. E se i vecchi facevano così, vuol dire che erano bestie anche loro. Tanti anni a me non dice niente. Sotto di me fate conto di essere tornato ragazzo. Su, noi buttiamo giù tutto e lo riduciamo a erbaio concimato, perché sono certo che possiamo irrigarlo con quelle polle d'acqua sorgiva laggiù. E allora sapete quando bestiamo in più noi potremo nutrire? Ma poi interessa anche vostro, ve l'ho detto. Il contadino deve diventare socio del padrone.
socio onesto, intendiamoci. Perché con lo sviluppo intensivo dell'agricoltura capiamo di più della terra, voi e io, padrone e contadino. E voi di me dovete fidarvi, eh? Di me, eh? Mica di quei mestatori che vanno in giro a sovvertire l'ordine. Allora, ci siete arrivati? Lo vedete che è vantaggio comune? Provvedo io le spese. Ci siete? Vi anticipo io i denari. Oe, dico a voi, verginesi! Compatisco. Il padrone è sempre amante della novità. Noi non sappiamo leggere né scrivere e debiti col signor padrone non vogliamo averne. E rompere le usanze e mettersi nelle novità? Sono cose che il figlio di mio padre preferisce non farle e andare avanti come sempre. Il figlio di mio padre? Già, così dice. I figli? Figli di quello che non dico! E io sto a perdere il mio tempo con due pezzi di ignoranti della vostra forza! Il figlio... Bene, me lo merito però a voler dar retta a due zucche, a due villani caparvi che si credono più padroni del padrone perché hanno pisciato qualche cento anni sul medesimo potere! La frusta ci vorrebbe per voi, la frusta! Se le nuove condizioni che lei ci offre saranno davvero vantaggiose, lo vedremo anche da noi. Anzi, io capisco che sono vantaggiose e lei può anche avere ragione. Però ci vuole carità. E i vecchi che hanno sempre lavorato, porco Giuda, devono essere rispettati. Ma chi è sto ragazzo? Orbino, nostro nipote. È figlio di Titta, quello che è morto. Oila! Un verginesi che ragiona? Trollo, non me l'aspettavo. E allora, tu che capisci, digli che prima ho cercato di ragionare, ma adesso è un ordine, capito? O fanno come voglio io, o vi do l'escomio. Insomma, vi butto fuori, intesi? L'escomio? Sì, e le piante, giù. Dai, dai, attacca, che tempo ne abbiamo perso anche troppo. Allora, ragazzi, al lavoro. Coraggio. E per il nuovo contratto vi aspetto domenica. Tutto quello che qui deve cambiare non ve l'immaginate nemmeno. O se no, l'escomio. L'escomio. A noi verginesi che siamo qui da 300 anni. E lui sto piemontese perché è il padrone. Dica, signore, castiga il Clapasson. Fa che diventi matto perché la smetta con tutte le sue pensate della malora. Castiga il padrone, signore Dio. No, no, ma non sapete che gli accidenti ricadono su chi li augura? Se non volete che vi manchi quando sarà l'ora del bisogno, dovete cercarlo adesso, l'aiuto della Lega. O se no che cosa farete da soli quando il padrone vi butterà fuori? Domenica c'è il comizio in paese. Veniteci anche voi, verginesi. È vostro interesse. Parlo per il vostro bene. Ma che cosa farete quando i suoi saranno boicottati, eh? E potete garantire che se verranno madre e fratello a chiedere l'aiuto e ricovero, lei terrà chiuso l'uscio di casa vostra? E lo dite così? È una cosa che rivolta il sangue! È il boicottaggio. È peggio per loro che l'hanno voluto. Ma la guerra è guerra e noi li tratteremo da nemici. Chi non è con noi è contro, ve l'ho detto. E la forza della Lega sta da vedere proprio lì, dove il sangue si rivolta. Bene, vedete questo segno? Io di qua e voi di là. Guardatemi bene in faccia, capolega. La vostra è una prepotenza sporca e vigliacca. E io Berta la sposo. Io voglio bene a te, Berta. Ma noi verginesi siamo della Lega. Quello che non si fa per noi si fa per i figli. E se non basta per i figli dei nostri figli. E io non guardo in faccia nessuno. Sì, Luca. Se la Lega non vuole che tu la sposi, se la Lega boicotta te e tua moglie, vi boicottiamo anche noi della famiglia, del tuo sangue. Dio abbia pietà di noi. Marica, ritorno! E mando giù subito Lazzaro con l'altro carro! Giù, dite che smettano di falciare! L'erba in piedi non patisce l'acqua! Tutti a caricare! Basta falciare! Ehi voi, venite con i rastrelli! Sì, va bene! Su, ragazzi, andiamo a casa! E tu, la roba nella capanna! Sì, vado a prenderla! Ci manda via. Ci dà l'escomio. Ci sfratta dai nostri campi. Thank you.
che non porti la grandine. Tutti al corridore! Ciao! Ciao!